Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Curabile. Vado da Giulia Pompili perché, insomma, tu segui molto da vicino quello che succede in Cina e la diplomazia cinese finalmente, insomma, si è mossa. Wang Yi è andato a Monaco alla conferenza sulla sicurezza. Oggi parli, insomma, anche nel tuo pezzo sul foglio di questo incontro che ci sarebbe stato con Blinken. La visita di Biden è anche un messaggio, diciamo, agli europei su quel piano di pace, cioè attenzione, noi quel piano di pace è lì, che ancora è da vedere di che cosa si tratta, non si sa nulla, però comunque venendo da quel mondo lì lo dobbiamo prendere in considerazione fino a un certo punto? Ma tutti i messaggi diplomatici americani sono anche un messaggio alla Cina e ovviamente a chi, diciamo così, cade un po' nelle trappole diplomatiche cinesi. Non è un caso, molto simbolicamente, nella settimana dell'anniversario della guerra, Wang Yi è a Mosca mentre Biden arrivava a Kiev. Cioè, diciamo, è un messaggio forte, soprattutto di partnership. I cinesi sono molto attenti a non parlare di alleanza con la Russia, ma di partnership. È evidente che c'è un movimento anche da parte della Cina, seconda economia mondiale, che vuole diventare la potenza responsabile degli altri, non diciamo di quelli che non vogliono l'America come leader. E era chiaro che prima o poi sarebbe dovuto arrivare un messaggio. La neutralità non esiste più. Ora bisogna vedere quale sarà il messaggio, questo cosiddetto piano di pace cinese, perché gli americani sono molto attenti a vedere quali saranno le parole usate. Una resa incondizionata dell'Ucraina è fuori discussione, un cessate il fuoco è fuori discussione per il Dipartimento di Stato, perché potrebbe essere il motivo, diciamo così, una pausa, una sospensione in attesa di una ricostituzione dell'esercito russo. E dobbiamo aspettare, per questo anche quando Wang Yi è arrivato in Italia ha parlato con Tajani, la mediazione cinese è impossibile in questo momento perché non è un attore neutrale ma è molto vicino alla Russia. Bisogna vedere se Xi Jinping, il leader cinese, sarà disposto a fare pressioni sulla Russia per fermare la guerra, cioè per fermare la Russia. Sulle preoccupazioni invece della fornitura di armi alla Russia? E quello era un messaggio che Blinken ha mandato in un momento molto particolare, subito dopo aver parlato con Wang Yi, e sappiamo quanto l'intelligenza americana stia utilizzando la comunicazione in modo molto preciso per mandare dei segnali forti. L'hanno fatto con la Corea del Nord dicendo abbiamo le prove della fornitura delle armi della Corea del Nord, e Blinken ha detto sappiamo che ci stanno pensando, quindi non è una vera fornitura. Anche Zelensky ai giornali italiani l'altro giorno ha detto non abbiamo le prove